I dati di quest'anno ci dicono che su 176.000 che sono arrivati, circa 100.000 hanno chiesto diritto d'asilo, 80.000 domande sono state valutate, quanti sono stati riconosciuti effettivamente rifugiati politici, profughi, come ci dice ovviamente la televisione, che meritano assistenza? Il 5% di questi 80.000. Tutti gli altri dovrebbero essere respinti. Qualche volta dichiarano di essere in condizioni, diciamo così, di bisogno di tutela, perché ad esempio molti dichiarano di essere omosessuali e quindi in quanto tali non possono essere rispediti ai paesi di origine che hanno una E politica come si molto stretta. documenta se è un omosessuale? No, si dichiarano tali e dichiarandosi tali meritano Beh, è chiaro protezione che la prima cosa che umanitaria. farei io è dichiararmi omosessuale, Infatti se si non mi dichiarano tutti possono. omosessuali, lei dovrebbe andare a verificare i dati, circa l'80% di quelli che sono decedenti si dichiarano omosessuali e come tali meritano, in base alla legislazione che ci siamo dati dal 2007, protezione umanitaria e quindi in quanto tali non possono essere neanche teoricamente respinti, perché poi i respingimenti e le espulsioni effettive sappiamo. Però voi siete stati al governo tra il 2008 e il 2011, No, non avete guardi. modificato quella No, del ma i 2007. dati non sono questi per quanto riguarda l'esame e per quanto riguarda le espulsioni. La verità è che oggi di fatto non viene espulso nessuno, viene dato un foglio di via, sono rarissimi i casi e naturalmente questo non è possibile anche perché, ed è l'argomento di attualità, i rapporti bilaterali con i paesi di origine o di transito, la Libia, sono tali per cui nessuno se li riprende indietro. Abbiamo visto prima il signor Hamri, il terrorista che già si dimostrava molto disponibile nei confronti del paese che lo accoglieva e lo assisteva, che è stato espulso e doveva essere rispedito in Tunisia, ma la Tunisia non l'ha mica voluto indietro, così che ha potuto scorazzare per l'Italia e per l'Europa e compiere il gesto che ha compiuto a Berlino.